tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Oggi video succoso in quanto proveremo un sacco di novità del mondo beauty virali che stanno girando tantissimo su Instagram, su TikTok, che ho avuto la fortuna di ricevere dei brand, comprare. Insomma, oggi ho veramente una carrellata di roba con cui giocare. Quindi, siccome erano veramente un sacco di cose, ho deciso di truccarmi con voi per farvi vedere. E quindi nulla, mi vedete struccata perché cominciamo subito proprio dalla base. Ho ricevuto da provare il primer di Ulla Erickson, il Banana Bright Face Primer a base di vitamina C e pigmenti ispirati alla polvere di banana, quindi promette di illuminare e, appunto, l'incarnato, contrastarne il grigiore. E ha molteplici utilizzi, si può utilizzare sia da solo per un effetto appunto bone mine illuminante, sia sotto il make up appunto come primer, oppure tamponato in cima come illuminante. E io voglio utilizzarlo come primer. Vedete, ha proprio questo colore così super bananoso, ha un profumo di agrumi buonissimo, ma non è un odore stucchevole, bensì di succo d'arancia. Sa proprio di mandarino, di agrumi veri, non di essenza finta. Si assorbe subitissimo, non è per niente oleoso, temevo un po' che potesse ingrassare, invece assolutamente no. L'effetto è veramente bello, quindi perfetto se avete una pelle spenta, un po' ingrigita dallo smog, dall'inquinamento. Poi ho ricevuto con estremo giubilo il nuovissimo fondotinta di Makeup Forever. È stato il mio primo invio sia da parte del brand ma anche da parte di Sephora, quindi ero particolarmente emozionata. Il fondotinta è questo qui, è il nuovissimo HD Skin, un fondotinta a lunghissima tenuta, impercettibile, effetto proprio seconda pelle, non si nota neanche nei filmati in 4K e promette una lunga durata. Mi hanno inviato due colorazioni, ovvero la 2N26 e la 2N22, quindi una tonalità media a sottotono neutro con appunto queste numerazioni. Insieme mi è stata inviata anche la sponge, questa qui, che io avevo visto in negozio e che mi aveva subito molto ingolosita, quindi sono molto felice di averla. È una spugna a doppia funzione, in alto abbiamo il solito tessuto delle spugnette, io non avevo mai avuto una spugna Make Up Forever e devo dire che è setosissima, sembra proprio velluto e morbidissima, e qua giù invece abbiamo una sorta di sederino un pochino più siliconoso. Si dice che è una spugna che serve per applicare il fondotinta nella parte piatta, poi sfumarlo con la parte invece a punta, quindi questa parte siliconica è pensata proprio per un'applicazione più specifica e questa per un effetto più sfumato, e si può utilizzare sia bagnata che asciutta. La provo a bagnare e vado con il colore un pochettino più chiaro, il 2N22. La confezione è molto bella, questi tappi che richiamano il colore interno del prodotto sono esteticamente molto piacevoli. Sicuramente per un utilizzo professionale il packaging risulta un pochettino più bulky, più ciccione rispetto al precedente, ma non posso negare che sia molto bello. Sicuramente il colore permette, magari per chi li colleziona tutti insieme, di accorgersi subito di che altezza tonale si tratti, magari andarlo a prendere più velocemente senza che girare e leggere tutti i numeri. Quindi con la parte questa qui più siliconica vado ad applicarlo, sembra tipo una cazzuola americana. Il colore mi sembra abbastanza giusto, più che neutro lo definirei un pesca. In effetti questa spugna è veramente molto particolare perché il prodotto va su in maniera veramente molto veloce. Andiamo con l'altra parte a sfumare il tutto.
Allora, devo dire che pensavo che coprisse di meno, pensavo fosse più naturale l'effetto, più trasparente, più che naturale, e quindi forse avrei potuto metterne anche un minor quantitativo, però devo dire che è andato su molto bene, la copertura è ottima, lo definirei un luminoso naturale o un opaco luminoso. Vedremo come si comporterà nelle prossime ore, e comunque anche durante il video vedremo come si comporterà assieme agli altri prodotti per la base. E devo dire che la spugna è fenomenale, veramente ottima, e di facilissimo utilizzo, morbidissima e aiuta tantissimo nella stesura del fondotinta e dà una texture veramente stravellutata. Quindi questa mi sento da subito di promuovervela. E niente, proseguiamo quindi. L'effetto è comunque idratante, ecco, non è un opaco, ecco, non è neanche un lucido, super super lucido, quindi direi che per una pelle da normale a misto secca può andare bene. Non è sicuramente un fondotinta, credo che si setti da solo, insomma. Ma andiamo adesso con un'altra novità super virale. Parliamo del Good Apple Concealer. Vi ho fatto il video sul Good Apple Foundation e finalmente sono riuscita a mettere le mani anche sul Good Apple Concealer, che è un correttore molto leggero, full coverage, che permette quindi di avere una copertura molto alta senza avere però texture, quindi non abbiamo un correttore spesso gnocco tipo il Dior Forever o tipo che ne so il Tarte, ma abbiamo lo stesso grado di coprenza con una appunto sensorialità molto più piuma, più leggera. L'applicatore è molto particolare perché ha una sorta di spugnetta obliqua che vi aiuta quindi, oltre che ad applicarlo, anche a stenderlo. Dopo essere stato reperibile solo online, finalmente da qualche giorno esiste anche la versione live in negozio, quindi se siete a Bologna e volete venirlo a provare, vi aspetto insomma, con tutta la selezione per farvelo provare di persona e aiutarvi a scegliere il colore, perché la gamma cromatica di questi correttori è molto vasta. Si è steso veramente velocissimamente e la coprenza è veramente elevata e la texture sottilissima. Direi quasi che è più sottile il correttore del fondotinta. Ho anche una colorazione più scura, che è la Deep 181, con cui si può fare anche tranquillamente contouring. Sono molto pigmentati, quindi occhio. Altro prodotto super super chiacchierato è il nuovo blush sempre di KVD che si chiama Modcon Blush. È un blush liquido in gel dalla consistenza molto particolare perché è super pigmentato, ma una volta sfumato diventa sheer, semitrasparente, dà un effetto dolphin skin, glass skin. La colorazione che ho io è la Glow Lita 10. E si può mettere in vari modi, adesso vi faccio vedere. Ha questa pipetta e poi si sfuma molto velocemente con il pennello. Volendo, si può mettere anche semplicemente con il dito. L'importante è sfumarlo bene e non metterne tantissimo all'inizio, anche se il prodotto comunque vi dà
tempo di lavorarlo, non si asciuga immediatamente. Devo dire che dopo il blush della maschera che abbiamo visto ultimamente ero terrorizzata dai blush in gel, invece questo è veramente magnifico, chiaramente dà il meglio di sé su pelli secche, su pelli mature, oppure su pelli molto giovani, su pelli misto grasse magari va un attimo dosato o regolato con la cipria o con un blush in polvere, ma comunque si stende molto facilmente. Concludendo poi i prodotti in crema, vi faccio vedere uno dei nuovi prodotti di Fenty che si chiama Liquid Kilowatt, uscito mi sembra appena dopo Natale, che è un illuminante liquido per l'appunto. Questa è la colorazione 02 Asla Baby e sono dei prodotti che mi piacciono molto perché si possono utilizzare in vari modi. Si possono utilizzare appunto come illuminante, si possono miscelare alla crema corpo, si possono mettere sul décolleté, sono molto appunto trasversali e la consistenza è molto leggera. Non hanno assolutamente glitter all'interno e sono luce pura. Passiamo adesso a fissare questa situa in crema che sulla mia pelle grassa ha bisogno di essere un attimo regolamentata e quindi come vigile urbano odierno avremo la nuovissima linea di cipria di Mesauda, la Nude Venus, che vi ho fatto vedere su Instagram. Si tratta di ciprie leviganti infuse con olio di cocco e fiori di tiaree, eccola qua. Ha una profumazione floreale che ricorda molto l'estate e sicuramente il suo trito extra fine e super super vellutato donerà un bel effetto soft focus. Vediamo se riesce anche ad opacizzare. Vado con la Natural Ivory sotto l'occhio. Oh mio Dio, è vellutatissima. Forse questa è un po' scura per il mio under eye. Vado con Light Beige 102, che è un pochettino più giallina e più bianchina. Sì, decisamente più illuminante. Sono molto colpita dall'effetto levigante. Vedremo come si comporterà come opacità, come regolatore di opacità. Andiamo adesso a completare la base viso utilizzando alcune cialde dalla Primrose di Anastasia Beverly Hills, che al suo interno, oltre ad avere delle belle cialde calde, ha anche due cialde per appunto il viso, ha un blush e un'altra colorazione decisamente molto calda che può essere utilizzata come bronzer o come blush a sua volta. Andrò quindi con Grapefruit, che è questo blush satinato pescato. E un pochino di Saddle, che invece è l'altro blush leggermente più caldo. Molto pigmentato. Lo tiro un po' in alto per un effetto un po' così anni 80. Andiamo adesso a fare un lucchino veloce veloce con questi colori appunto occhi con non so, Claret, che è questo prugna. Prendo poi Mango, che è questo color nude caldo,
e sfumo la parte alta. Queste cialde fanno parecchio fallout. Vado adesso con Peony, che è questo appunto color rosa peonia. Molto belli, devo dire, questi ombretti. Voi non ci crederete mai, ma io non ho mai sfiorato un ombretto di Anastasia Beverly Hills prima d'ora. Vado adesso con Rose Water, che è il colore più chiaro, e poi vado con Deep Berry, che è questo colore scuro scuro. Ok, ho fatto un po' di sopracciglia off camera e adesso vi voglio far vedere un altro prodotto che vi voglio far conoscere perché io lo sto amando. Non è una novità, però siccome è una novità su questi schermi ve l'ho voluta comunque includere. Si tratta di questo prodotto sempre di KVD, si chiama Epic Curl ed è un primer per le ciglia che si mette prima del mascara e che serve a ispessirle, incurvarle, quindi sostituisce il piegaciglia, a rivestirle di una pasta a base di fibre di bambù che proprio permette al ciglio di incurvarsi, spessirsi e allungarsi, e devo dire che fa veramente quello che promette. Il suo colore grigio praticamente non sbianca le ciglia eccessivamente e quindi permette al mascara successivamente di essere applicato velocemente senza dover fare mille passate per coprire il bianchiccio che lasciano alcuni primer. Già da solo fa la differenza. E adesso vi faccio vedere la magia applicandovi sopra il Go Big or Go Home, che è il suo, diciamo, mascara abbinato. Sembra di indossare veramente le ciglia finte. Io sono rimasta veramente tipo la prima volta che l'ho provato. Terminiamo adesso con una grande, grande novità. Se ne è parlato tanto, ve ne ho parlato tanto anch'io. E vi mostro finalmente il nuovissimo arrivo in casa Fenty, ovvero il nuovo rossetto Fenty Icon. Vedete due confezioni perché è un rossetto refill che si può ricaricare. Ha il suo stick che si inserisce nella case. Si inserisce lo stick nel portarossetto e voilà, avrete un rossetto meraviglioso da vedere, super comodo da portare in giro e appunto ricaricabile. Questo è il colore Scholar Sista e è un bellissimo nude. È un rossetto dal payoff immediato, quindi il colore è molto saturo, la texture è sottilissima, ha un effetto di abbellimento sulle labbra, un effetto blur e dura tantissimo perché pur essendo un rossetto in stick è estremamente long lasting. La sua forma appuntita lo rende perfetto per essere applicato senza l'ausilio di matita perché segue la naturale linea dell'arco di Cupido. Il finish è un matte naturale che può essere esasperato andandolo a tamponare, togliendo la patina, diciamo, più idratante in superficie e renderlo così completamente opaco. Bene ragazzi, allora eccoci qua, questa full face di novità è finita. Io sono piuttosto soddisfatta da praticamente tutto. L'unica cosa che mi dispiace un po' è che il fondotinta di Make Up For Ever non mi sembra proprio totalmente no transfer. Temo che la cosa sia dovuta anche alla mia pelle grassa. Però comunque devo dire che tutto sommato, insomma, il trasferimento è accettabile.
considerato che non è un fondotinta completamente matte. La cipria di Mesauda mi sembra molto molto setosa, occhio solo ai colori perché traggono un pochino in inganno, non è semplicissimo orientarsi sulla scelta. Considerate che comunque in linea di massima sono abbastanza scurette, considerate che la light beige, una 102, che solitamente su di me light beige è chiaro, su di me è giusta, quindi non vi inerpicate su colori troppo scuri. Questa è la light beige. E anche i nomi sono a volte un po' fuorvianti. Abbiamo poi la Natural Ivory, quindi avorio naturale, solitamente ivory è un colore molto chiaro, che invece per il mio contorno occhi è scuro. Quindi occhio ai nomi e occhio ai colori, non andate su tonalità appunto troppo scure. Rossetto di Fenty stupendo, soprattutto se tamponato, perché si leva quella patina più idratante e rimane proprio questo effetto super super soft focus. Bellissimi anche i prodotti per la base, e anche la Primrose di Anastasia mi ha colpito, mi è piaciuta molto, anche se i colori insomma sono un po' già visti, però comunque ho trovato le polveri molto molto performanti. Niente, allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti giù nel box dei commenti. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere anche con un pollice in su ed iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!